Al secondo passaggio in Consiglio Comunale il nuovo regolamento urbanistico incassa il primo sì, variante al piano strutturale, nuovo piano operativo risultano adottati. Spazio poi alle osservazioni, ci saranno 60 giorni di tempo per presentarle dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana, a cui seguirà l'approvazione definitiva che è prevista entro la fine del mandato. Stop al consumo di nuovo suolo, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attenzione agli interventi di ricucitura dei margini del territorio urbanizzato, salvaguardia del territorio rurale, semplificazione delle procedure. Queste le peculiarità, secondo la Giunta Ghinelli, del nuovo piano operativo. I punti di forza sono tanti. Innanzitutto è una visione, e questo devo ringraziare anche i progettisti, il gruppo che ha vinto la gara di progettazione. Ricordo che è stata una gara di servizi a livello comunitario, ha vinto un gruppo di progettazione che viene da fuori della Toscana, e penso che questo abbia alla fine apportato un modo nuovo di concepire anche in qualche modo l'urbanistica, ovviamente nei limiti e nei condizionamenti della legge regionale 65, che io, al di là di tutte le polemiche, tecnicamente ritengo che debba essere rivista per buona parte, perché è una legge di fatto che condiziona troppo lo sviluppo del territorio, è troppo finalizzata alla tutela. Io sono per la tutela, sono per l'ambiente, sono il patrimonio, ma penso che comunque si possa trovare una sinergia, una compatibilità tra sviluppo, tutela, ambiente e risorse. Il nuovo strumento urbanistico non piace affatto all'opposizione. Il documento urbanistico è, diciamo, impasticciato, molto improvvisato, non partecipato, e che porterà chiaramente l'espressione del nostro gruppo a un parere contrario, anche perché ci saremmo aspettati comunque da questo piano qualche azione di rilancio del Comune di Arezzo, perché voglio ricordare che questo è lo strumento di programmazione dei prossimi 5 anni. Non c'è niente di questo. L'unico punto qualificante per noi in negativo, ma per questa amministrazione in positivo, era la bretella a nord, che per incapacità di questa amministrazione la regione è stata costretta a stralciarlo. Quindi noi siamo assolutamente contrari a questo piano. Proprio l'opposizione, in apertura di seduta, aveva chiesto che il Consiglio Comunale venisse sospeso, dal momento che il vice sindaco Gamurrini, quasi in contemporanea, era impegnato nella zona Buonconte di Montefeltro a incontrare cittadini e commercianti sulla nuova bretella che riguarderà la zona e anche sugli interventi alla viabilità. C'era preoccupazione soprattutto tra i commercianti per l'ipotesi di possibili sensi unici che avrebbero potuto penalizzarli. Durante l'incontro il vice sindaco Gamurrini ha provato a tranquillizzarli, e in un clima piuttosto pacato sono state presentate le 3 possibili alternative. Una sintesi che possa mettere d'accordo tutti o quasi non sembra essere lontana. O anche prima.